Buongiorno, oggi festeggiamo la giornata mondiale del sonno, il cui argomento quest'anno è il sonno essenziale per la salute. La nostra società scientifica, oltre a innumerevoli iniziative locali, vuole celebrare questa giornata attraverso questo webinar nazionale che vi terrà compagnia per l'intera giornata con una serie di relazioni che vedete qui riassunte nel programma, che tratteranno diversi aspetti, diciamo, di questo argomento in ogni età evolutiva, in ogni età della nostra vita, dall'età evolutiva sino alla, diciamo, alla fase, più anziana della vita. Il tema che mi è stato, come dire, affidato, a me toccherà di parlarvi di un argomento forse non così piacevole all'inizio di mattinata, che è il sonno e le disuguaglianze ambientali e sociali. È un tema estremamente importante, che è stato oggetto nel corso degli anni di una pubblicazione scientifica di grosso spessore, che vedete qui presentata in questa diapositiva, un libro del 2006, e altri, negli anni diverse pubblicazioni scientifiche, culminate poi con questo workshop condotto poco prima della pandemia Covid. I temi, gli aspetti più importanti, i componenti fondamentali della salute del sonno, quindi prima poi di trattare attraverso quali meccanismi si può aspettare la disuguaglianza sociale, diciamo, i componenti della salute del sonno sono riassunti in questa diapositiva, sono la regolarità, cioè la possibilità di poter andare a letto ad orari più o meno costanti, la soddisfazione che noi possiamo provare del nostro sonno, il livello di vigilanza e di attenzione durante le ore diurne, il timing del sonno, cioè quindi il incrociare il nostro bisogno di sonno con quelle che sono le esigenze sociali, l'efficienza, quindi la potenza del nostro sonno e soprattutto poi la durata, quindi sufficiente per poterci garantire un adeguato riposo e la presenza di adeguate attività durante il giorno successivo. Le conseguenze di un sonno non sano sono qui riassunte, sono effetti cardiovascolari, soprattutto l'incremento dell'ipertensione, malattie cardiovascolari, la mortalità cardiovascolare, effetti metabolici, effetti negativi da un punto di vista immunologico, che si estrinseca con un'aumentata suscettibilità e frequenza di infezioni, una ridotta capacità di recupero dalle infezioni stesse e una ridotta risposta alle vaccinazioni. Effetti assolutamente negativi che poi vedrete trattato oggi nella giornata su quelle che sono la salute mentale e aspetti comportamentali, quindi la minore attività fisica, maggior frequenza di comportamenti sociali non adeguate, soprattutto quelli legati al controllo degli impulsi, ed infine aspetti negativi che possono essere effetti negativi sulla funzione esecutiva, sulla memoria, minore produttività scolastico-lavorativa, ridotta capacità di guida o un'aumentata propensione a fare incidenti stradali, incidenti sul lavoro o comunque errori. Ma come dorme il mondo? Questo è una recente pubblicazione che ha studiato quella che è il comportamento del sonno in ben 63 nazioni, e come vedete l'Italia si presenta a questo livello, quindi con un valore medio di sonno nella popolazione al di sotto della media, lo vedete qui, quindi mediamente dormiamo intorno alle 7 ore. Per notte dorme un po' di più la fascia di età tra i 19 e i 33 anni, molto di meno, relativamente molto di meno la fascia dell'età media, e poi riprende un filino ad aumentare i minuti di sonno nella fascia di età superiore ai 55 anni. Questo studio ci mostra come vi è una sorta di relazione tra la durata del sonno e la latitudine: si dorme di più alle alte latitudini, meno avvicinandoci all'equatore, ma come potete vedere, a iso latitudine vi è una certa variabilità tra le varie nazioni. Qui vedete come è stata dimostrata, due punti di flesso, quindi questo andamento ad U con un punto di inversione di tendenza
intorno ai 30 anni, quindi una progressiva caduta, poi un arresto, quindi si va a plateau e poi una ripresa della durata media di sonno dopo i 55 anni. Gli uomini dormono mediamente meno rispetto alle donne, vi è una relativa minima relazione con l'educazione e con, ma soprattutto quello che sembra incidere è il modo significativo è il tempo di commuting, cioè il tempo di viaggio, casa, lavoro, 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 casa. Sembra evidenziarsi una lieve riduzione della durata media del sonno nelle popolazioni, diciamo, più evolute, più occidentali, il cosiddetto world, western, education, industrializzate, ricche, democratici, insomma, questa sigla. Vedete soprattutto nella fascia media come il valore di sonno, di tempo speso in sonno, sia inferiore in questa popolazione. Il modello di interrelazione tra la durata del sonno e gli aspetti biopsicosociali sono stati oggetto di diversi studi e Grandiner ha prodotto questo sorta di diagramma per poter in qualche modo riassumere quelli che sono gli aspetti individuali, sociali e di società che interferiscono negativamente o positivamente sulla durata del sonno e di fatto poi anche tutte gli eventi avversi dal punto di vista della salute che sono correlati alla perdita di sonno. Vi sono di fatto fattori individuali che sono chiaramente genetiche, comportamentali, psicologiche, diciamo legate allo stato di salute dell'individuo e all'ambiente, fattori sociali estremamente importanti come la famiglia, la casa, il tipo di famiglia, il tipo di casa, il tipo di lavoro, essere o non essere studenti, il contesto sociale in cui il quartiere in cui si vive, questo ha particolare importanza soprattutto in quartieri in cui il livello di sicurezza è molto, molto basso, il gruppo sociale di appartenenza, la razza o l'etnia, fattori socio-economici, la religione, gli aspetti culturali e poi a più alto livello, quello che è diciamo, il livello di organizzazione sociale dello Stato in cui si vive, quindi gli aspetti di politica pubblica, l'organizzazione, la tecnologia, gli aspetti economici e via di seguito, che cercheremo di trattare in questa relazione. Vi è chiaramente dimostrata, questi sono dati molto recenti, di quello che è la relazione inversa che vi è tra stato di povertà e durata del sonno. Questi sono dati statunitensi sugli Stati Uniti in totale, sia area metropolitana e area non metropolitana, e vedete che nei soggetti con hanno un reddito al di sotto del livello di povertà si hanno percentuali molto elevate di durata di sonno di soggetti che dormono meno di 6 ore per notte, e vi è un progressivo miglioramento con chiaramente l'innalzamento del livello diciamo, sociale dello stesso individuo. Questo effetto paradossalmente è molto maggiore, molto più evidente nei poveri che non risiedono in aree metropolitane, proprio perché probabilmente si aggiunge a questo livello anche il commuting di cui parlavamo prima. Ci sono stati identificati tutta una serie di effetti che hanno, dicevamo, un dato negativo, un impatto negativo sul sonno, come dicevamo, individuali o familiari, quindi barriere culturali, linguaggio, con anche possibili soluzioni, quindi per esempio per il linguaggio, la barriera culturale, utilizzare, come dire, moduli educazionali, come materiale educazionale basato sul linguaggio estremamente semplice o con diciamo, la lingua di provenienza del soggetto, laddove questo sia un immigrato, la perdita, per esempio, di risorse, la mancanza di risorse specifiche per il sonno, per esempio, per i senza tetto, la possibilità di poter avere dei luoghi ad hoc con materiale, per dire, adeguato, pulito, silenzioso, con adeguato livello di buio. Lavorare, per esempio, su quelle che sono credenze o modi di essere legati alla
al sonno, e questo in qualche modo comporta iniziative di tipo formativo, come più o meno anche quella che stiamo facendo oggi, che promuovono quindi l'educazione sul sonno sia all'interno di ospedali, di centri di accoglienza, di assistenza diurna, scuola, lavoro sui mass media e via di seguito, e laddove siano presenti i livelli di discriminazione, in qualche modo favorire quelli che sono un adeguato livello di prepotenza culturale, di integrazione o di sicurezza urbana, qualora i soggetti vivono in aree del metropolitane a basso livello di sicurezza. Quanto si debba dormire ce lo ricorda lo statement dell'American Academy of Sleep Medicine. Vedete, più o meno lo standard per gli adulti dovrebbe essere di 7-8 ore, per gli adolescenti tra gli 8 e le 10 ore. Ma noi sappiamo che vi sono comparsa di sintomi e soprattutto di ridotta quantità di sonno legate, come dicevamo prima, a fattori sociodemografici e socio-economici. Qui vedete quello che succede negli Stati Uniti, un lavoro ormai di 10 anni fa, in cui emerge come per esempio stabilmente una latenza superiore ai 30 minuti viene più frequentemente riportata dai soggetti di razza nera rispetto ad altre popolazioni. Per esempio, altri fattori che entrano in gioco: il avere un livello di educazione inferiore, oppure non avere una assicurazione privata, oppure avere, come dire, una certa quale di stabilità economica con difficoltà a poter, come dire, a raggiungere un'alimentazione adeguata. Altro studio, anche questo americano, dell'anno successivo, e vedete come la probabilità di essere brevi brevi dormitore, quindi inferiore a 5 ore, o brevi dormitore tra le 5 e 6 ore, è molto frequente nei soggetti con un tasso di guadagno economico, un reddito annuo molto inferiore, quindi rispetto allo standard che supera i 75.000 euro. Vedete, c'è proprio un gradiente di peggioramento della condizione, passando da, diciamo, a livello economico ottimale rispetto alle classi più povere. Paradossalmente, questo fenomeno si verifica non soltanto per i brevi dormitori, ma anche quelli per i lunghi dormitori, cioè quelli che abitualmente dormono più di 9 ore, il che sta a significare il tasso di occupazione più basso, allora lavori saltuari, oppure comparsa di condizioni patologiche associate. Stesso discorso vale per il livello di educazione, e ancora stesso discorso vale per il tipo di diciamo, sicurezza sanitaria, cioè essere o non essere assicurato privatamente. Nell'area di Chicago, sapete che è un'area che nel passato è sempre stata oggetto di grossi studi, perché è un'area metropolitana con forti discriminazioni socio e razziali, ancora una volta emerge come il soggetto di razza nera rispetto a quello di razza bianca hanno un livello di durata media del sonno molto inferiore. Si forma un gradiente che va appunto dalla razza nera, che è quella con il livello di durata del sonno inferiore, per poi passare all'etnia asiatica in generale o ispanica, sino a raggiungere appunto i bianchi caucasici, che hanno i punteggi e la durata del sonno sicuramente superiore. Ancora, stesso dato, lo riportiamo qui: la maggiore prevalenza dei soggetti di razza nera di tempo di sonno insufficiente, ma non è soltanto ovviamente una problematica di razza, ma è anche una problematica, per esempio, di durata media delle ore di lavoro nel corso della settimana. C'è un aspetto che a questo punto qui credo indipendente dal tipo di etnia, livello sociale e tipo di popolazione, quindi stato nazionale, che è la necessità di dover prestare assistenza a familiari ammalati. Vedete, ho un
una condizione che si associa a, molto frequentemente a una condizione di ridotto tempo di sonno, cosa che ciascuno di noi nella propria famiglia, in diverso livello, può generalmente facilmente constatare. Vi sono però non soltanto aspetti, come dicevamo prima, di tipo economico, di tipo sociale, ma anche fenomeni di tipo culturale. Questo è uno studio che ha analizzato le popolazioni nel confine tra Messico e Stati Uniti e vedete come tendenzialmente i soggetti, diciamo, di cultura messicana abbiano un comportamento di sonno più virtuoso rispetto invece a quelli di cultura diciamo anglo-americana, quindi con punteggi, quelli di anglo-americano, con punteggi più bassi e più scadenti in termini di presenza di insonnia, di sonnolenza, di qualità del sonno, di ridotta efficienza del sonno e quant'altro. Cominciamo a guardare qualche aspetto negativo di questo tipo di contrazione del tempo di sonno. Vedete, sopportare un carico diciamo, molto elevato in termini di carico lavorativo, familiare, insomma, in termini di stress, comporta avere una percezione di una durata di sonno inferiore a 6 ore molto più frequente, comporta un aumento del rischio di sviluppare sonnolenza diurna e di percepire una ridotta qualità del sonno. Guardiamo adesso che cosa succede in due condizioni patologiche molto frequenti, che sono l'insonnia e l'apnea del sonno. Questi sono gli studi condotti in Giappone, pubblicati recentemente, molto recentemente, sull'insonnia, e vedete quelli che sono i fattori che in qualche modo testimonia la maggiore frequenza di disturbo di insonnia, di difficoltà a portare l'insonnia, nei soggetti che hanno un più basso livello socio-economico, un più basso livello educazionale. Questi sono dati americani, anch'essi appena pubblicati, vedete, non ancora il codice di pubblicazione. E in altri termini, i soggetti di razza nera hanno una minore probabilità di essere trattati sia con i farmaci, diciamo, tradizionali, sia quelli off-label, cioè gli antidepressivi, rispetto ai soggetti di razza bianca. C'è soprattutto un grosso ritardo, soprattutto nel primo anno della comparsa dei sintomi, quando ricevono il primo trattamento. Il stesso discorso, per certi, o meglio, un discorso per certi versi simile può essere fatto anche per l'apnea del sonno. È stato poi analizzato anche per l'apnea del sonno lo stesso diagramma che aveva fatto vedere prima, con tutte le caratteristiche però più, diciamo, strettamente correlate all'apnea del sonno, quindi i fattori individuali, la salute mentale, la presenza di discriminazione, lo stato di immigrato o di rifugiato, ovviamente razza e etnia, il temperamento, gli aspetti genetici. Questi sono tutti fattori individuali che noi clinici dovremmo adeguatamente considerare, sia perché le singole patologie possono, come dire, presentarsi con aspetti clinici o sintomatologici differenti, ma soprattutto perché poi il tipo di trattamento terapeutico e il modello di follow-up che dobbiamo implementare sarà, diciamo, differente tra un soggetto e l'altro. Vi sarò più chiaro nelle diapositive successive. Allora, questo è uno studio, diciamo, di popolazione relativo a tutti i dati della popolazione danese, pubblicato e condotto, diciamo, nei primi anni degli anni 2000. Qui si confrontano i dati dei pazienti affetti da apnea del sonno con quelli della popolazione generale danese. Il dato che vi voglio far vedere è come già molti anni prima della diagnosi, 0 è l'anno della diagnosi, vedete, i soggetti affetti da OSA presentano un tasso di occupazione più basso, statisticamente significativamente più basso rispetto alla popolazione danese di riferimento. Giusto, sono andato a controllare, in quegli anni il tasso medio di disoccupazione in Danimarca oscillava tra il 2 e il 4%. Questo dato non è soltanto relativo ai pazienti, ma anche al partner, quindi moglie e marito che sia, vedete, anche il partner
ha una percentuale di occupazione stabilmente inferiore rispetto alla popolazione di riferimento. Allo stesso tempo vedete come il paziente affetto da OSA ha un livello socio-economico di guadagno annuale, quindi di reddito, statisticamente inferiore rispetto alla popolazione il danese di riferimento, ovviamente mocciata e così via. Stessa cosa vale per il partner di letto e allo stesso tempo guardate, sia il paziente che il coniuge hanno un impatto su quello che è il trasferimento, gli aspetti di sicurezza sociale, il ben diverso rispetto alla popolazione di riferimento. Quindi questa a testimonianza che anche il paziente affetto da apnea ha comunque una problematica socio-economica di fondo. Diversi studi hanno dimostrato come l'apnea del sonno è più severa, per esempio in questo caso nei soggetti del sud dell'Asia, questo è per i soggetti di razza nera africani in cui la patologia del sonno, indipendentemente dalla sua gravità, si associa più frequentemente al diabete, quindi va sempre ricercato in questi soggetti. Questi sono i dati dello studio Colaus o Ipnolaus, quindi di Losanna, e vedete come si osserva nei soggetti maschi di basso livello occupazionale, di basso livello educazionale, un incremento dell'obesità e che quindi a sua volta poi induca un aumento del rischio di sviluppare apnea del sonno. Stesso discorso per le donne, un aumento del BMI, ma anche un aumento del consumo di alcol. Entrambi i casi associati a un basso livello occupazionale, a un basso livello educazionale, diciamo di formazione, e quindi tutti questi fattori ancora una volta indirettamente favoriscono un aumento del rischio di apnea del sonno o della sua severità. Questo che vedete qui adesso è uno studio francese estremamente importante, ma soprattutto estremamente grave nei suoi risultati. Vedete, loro hanno studiato due gruppi di popolazione, in entrambi i casi pazienti affetti da apnea del sonno o da insufficienza respiratoria cronica per caspita, che richiedevano in entrambi i casi la terapia con un ventilatore. Si parte per i pazienti OSA. La ventilazione a supporto di pressione per quanto riguarda i soggetti con insufficienza respiratoria cronica. Vedete, i soggetti affetti da OSA avevano una copertura parziale dal sistema sanitario nella maggior parte dei casi, mentre al contrario, con i più gravi, più anziani, eccetera, la copertura del 100% era molto più frequente nei pazienti con insufficienza respiratoria. Vedete però come il quasi 40% dei pazienti affetti da OSA avevano uno score di EPSIS, che è lo score di privazione, quindi di basso livello sociosanitario, dicevamo nel 40% dei casi, ovviamente inferiore rispetto ai pazienti affetti da malattia insufficienza respiratoria cronica. E vedete come circa il 30% dei pazienti avevano una condizione di OSA, non soltanto avevano una condizione di privazione, quindi di grosso impatto negativo della loro patologia, ma addirittura non avevano abbandonato, avevano ridotto tantissimo il ricorso al sistema sanitario, quindi alle cure. Bene. Il ricorso a questa condizione qui era quella che si associava al più basso livello di aderenza alla terapia ventilatoria. Ma quello che mi preme sottolineare è il perché questi soggetti in qualche modo avevano abbandonato il sistema sanitario e quindi il livello di cure. Vedete qui principalmente il paziente affetto da apnea lo aveva abbandonato per risorse finanziarie, per la mancanza di risorse finanziarie. Qui stiamo parlando di tutte le cure nel suo complesso, non soltanto quelle legate all'apnea. Quindi vedete, quasi il 50% dei soggetti affetti da apnea del sonno che dichiarava di non ricorrere più al sistema sanitario, lo faceva per motivi diciamo economici. Quasi il 30% per una complessità
del sistema stesso, quindi del modo di approcciarsi al sistema stesso, e il 30% ancora, un po' di meno, per, come dire, attitudine individuale, no? Negligenza, lasciarsi andare, eccetera. E vedete in che cosa si estrinseca questo tipo di abbandono? Generalmente già rivolgersi a uno specialista, rivolgersi al medico di famiglia, oppure, lo vedete qui, le cure odontoiatriche, vedete qui riassunto. Il livello di intensità del colore arancione indica la frequenza. Il paziente affetto da OSA abbandona le cure dentarie, oppure l'acquisto di un medical device, oppure la consultazione specialistica per motivi finanziari, oppure per la complessità dell'accesso alle cure. Mentre un pannello completamente differente per il paziente affetto da insufficienza respiratoria cronica, dove il fattore principalmente più importante è legato al fatto che non hanno, diciamo, difficoltà a muoversi, sono pazienti con un grave livello di disabilità respiratoria. In Svezia emerge una situazione abbastanza simile, vedete, i fattori che favoriscono l'utilizzo della CPAP. Essere di fatto nativo, parzialmente nativo svedese, cioè avere un genitore, entrambi i genitori nati in Svezia, non necessariamente in Svezia del primo, ma nati in Svezia. Questa è testimonianza in una società multietnica come multietnica come quella svedese, di fatto appartenere a una popolazione di recente immigrazione è un fattore negativo sul livello di aderenza alla CPAP. Non significa questo aderenza individuale alla CPAP, ma può anche essere legata al fatto che il soggetto, l'individuo, è costretto a dormire di meno, per esempio, per fattori lavorativi, basso livello o bassa qualità del lavoro. E di fatto vedete che più alto è il livello economico, quindi il reddito del singolo paziente, maggiore è il livello di aderenza alla CPAP. Che cosa significa non essere aderente alla CPAP? Ce lo ricordo questo studio francese in cui si dimostra come gli eventi cardiaci severi maggiori sono più frequenti nei soggetti non aderenti al trattamento. Vedete, questi sono gli eventi cardiovascolari non fatali più frequenti nei pazienti che non utilizzano o utilizzano poco la CPAP, e questo è il tipo di mortalità. Tasso di mortalità decisamente più alto nei soggetti che hanno una minore aderenza alla CPAP, quindi utilizzano mediamente la CPAP meno di 5 ore o 4 ore per notte. Questo è un altro studio francese che un po' fa il giusto continuo a quello di cui parlavamo prima, cioè sulla privazione, non ricorrere al trattamento terapeutico, al sistema sanitario. Vedete, questo è il tasso di mortalità in chi ha proseguito la CPAP e chi non ha abbandonato la CPAP. Tasso di mortalità di soli 3 anni, c'è una curva di follow-up di soli 3 anni, vedete come i soggetti che hanno abbandonato la CPAP hanno un tasso di mortalità decisamente più alto, hanno un tasso di comparsa di nuova insorgenza di insufficienza cardiaca con giustizia più elevata, hanno, oltre che il tasso di mortalità più alto, un tasso decisamente più alto di sviluppo di nuova ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco o di ospedalizzazione per il diabete. Purtroppo, come avete potuto vedere, non ho mostrato alcun tipo di dato italiano. Questo è un po' rammarico. Per cercare di rispondere anche a questo tipo di domande, nell'ottica sempre di migliorare a 360 gradi l'offerta clinica, l'offerta sanitaria per i nostri i cittadini, per i nostri utenti, la nostra società scientifica, insieme a alcuni centri, diciamo, di primo livello, centri del sonno di primo livello, ha partecipato a una call del PNRR con lo scopo di poter organizzare una rete dei centri di medicina del sonno, della fattispecie in questo caso che si occupano di apnea ostruttiva del sonno, per poter studiare nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche cliniche, funzionali,
sociali dei pazienti affetti da apnea del sonno in Italia, poter definire quelli che sono i fattori, le barriere alla diagnosi e la barriera poi alla terapia e poter quindi definire un protocollo di diagnostico terapeutico finalmente più moderno e finalmente più diciamo, aderente alle esigenze della cittadinanza. Vi ringrazio molto per l'attenzione e buon proseguimento.